Pino, un'ottima gara nel primo tempo da parte tua, nel secondo tempo stava andando ancora bene, poi l'espulsione del Monopoli e quell'ingenuità da parte tua in area di rigore. No, più che ingenuità è disattenzione dell'arbitro, infatti ancora i segni sulla coscia. Sono molto soddisfatto della mia prestazione e quella dei miei compagni. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato su un campo non difficile. Resto rammarico per la mia espulsione, che è la prima in tutta la mia carriera, però il calcio è fatto anche di queste cose. E metterò nel mio bagaglio, no, e prenderò di esperienza. Però sono molto dispiaciuto perché, ripeto, l'arbitro oggi voleva vivere di protagonismo, ci è riuscito, però alla fine la cosa più importante è che abbiamo portato a casa i tre punti che sono molto importanti. Sin dal primo minuto il Foggia ha dato l'impressione che poteva vincere, anche da parte vostra c'era questa consapevolezza di poter sbloccare il risultato? Sì, sì, perché noi siamo venuti qua per, come tutte le domeniche, per ottenere i tre punti, perché poi alla fine, prima di questa partita eravamo a 5 punti e se non vinci la classifica non si accorcia. Abbiamo ottenuto una grande vittoria condita da una grandissima prestazione, infatti il mister e tutti, il direttore, la società ci ha fatto i complimenti e quindi adesso siamo davvero contenti e dobbiamo continuare su questa strada svolgendo le ultime due partite. I playoff mai così vicini, proprio alla vigilia di una gara importantissima, una gara con i fiocchi che sarà tanto attesa dai tifosi rossoneri per vari motivi, siete pronti a giocarla? Sì, sì, noi partendo già da stasera ci penseremo alla partita contro l'Ischia, perché sarà una bella partita, un grande spettacolo e sicuramente disputeremo questa prestazione come abbiamo fatto con tutte le altre, con le altre squadre, sapendo che vincendo potremo accorciare ancora la classifica.